eccetera, ma ad ogni modo i personaggi che hanno lavorato in itinere sono la geologa Graziella Magnani, il geologo Gianluca Raineri, l'ingegnere Carlo Massera, Maria Luisa Follini, ufficiale dell'anagrafe al comune di Bardi, l'architetto Alberto Tassi Carboni. Inoltre sono state di grande aiuto i fascicoli redatti dalla professoressa Marisa Castelli. Ora, dopo, vi sarà mostrata una videocassetta che ripercorre in pratica l'itinerario che noi abbiamo seguito. Però vi raccomandiamo di guardare con attenzione anche i cartelloni, perché siccome questo è il nostro modo consueto di parlare nella scuola, di sintetizzare e di visualizzare i risultati che abbiamo ottenuto, sono quelli che vi forniscono diciamo, l'idea maggiore del lavoro che è stato svolto. C'è poi, dicevo, la videocassetta, e per questo io ho bisogno di fare delle raccomandazioni. Prima di tutto, non era nata con lo scopo di essere mostrata a un pubblico così vario, è nata come documentazione di un'esperienza didattica e di apprendimento, e quindi era molto più vasta come materia, molto più sostanziosa, e anche diciamo, aveva degli elementi che potevano essere di non diretta presa, di non facile presa. Noi abbiamo cercato di adattarla e c'è qualche imperfezione tecnica, di questo chiediamo scusa e raccomandiamo soprattutto di cogliere il messaggio fondamentale che gli alunni poi e gli insegnanti hanno voluto ricordare nella parte finale. Ecco, il lavoro era nato come l'ambiente umano e naturale in cui è situato un mulino, ipotesi di valorizzazione ambientale. Ora, in questo ambito, man mano che si proseguiva nella ricerca, si è venuto invece delineando un percorso che oggi vi presentiamo, perché man mano gli elementi che attorniavano il mulino acquistavano significatività, nella prospettiva che adesso vi presento. Tra il castello e il cielo, il punto di partenza e di arrivo del nostro itinerario, è stato delineato un percorso i cui elementi non sono intesi a senso unico o come espressione artistica o come testimonianza storica o come reperto di interesse antropologico o naturalistico, ma sono tutti insieme esempio di fusione tra elementi naturali e l'insediamento umano. Sono tutti un prezioso indizio della comprensione dei modi di vivere, di pensare e di interagire con la realtà. La lettura degli spazi architettonici e naturali fa emergere le risposte che l'uomo ha dato per soddisfare i suoi bisogni nel tempo. In questo contesto, l'abitare, che è uno dei modi più qualificati con il quale l'uomo si pone in rapporto col suo territorio, è un indicatore importante per la comprensione di un determinato tempo e di un determinato luogo. E la casa rurale può acquistare significatività e lo status di testimonianza storica. Così, dal castello che si erge maestoso sulla vetta del dirupo di Diaspro Rosso e che testimonia ancora la sua antica funzione di difesa, è possibile, percorrendo il tracciato segnato dagli alunni, ritrovare altri luoghi deputati a specifiche funzioni, le vasche, la cappella e infine il mulino. Funzionante fino a poco tempo fa, e da circa un secolo a servizio della comunità, conserva intatta la sua struttura, i suoi attrezzi e i suoi ingranaggi. L'ultimo mugnaio, il signor Attilio Tedaldi, ha risposto alle domande degli alunni, ha fornito le informazioni necessarie per capire le modalità di utilizzo. Di Neo è eletto presidente di questo centro studi, e questa è una parte che ha un risvolto ampiamente amministrativo, descrittivo dell'andamento delle cose, dello stato del centro studi, e poi nella veste invece di studioso che come singolo da anni mi occupo di storia medievale e mi occupo anche
per ragioni che ho ripetuto, di storia medievale, non solo medievale, di questa valle e delle valli vicine. Amici carissimi, concittadini, io vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me, una fiducia che è caduta nelle mie vicende anche in un momento delicato, in un momento anche doloroso, che mi ha visto malato, sottoposto a un intervento chirurgico di non poco conto e attualmente convalescente, ma ancora malato. Questa fiducia sicuramente ha contribuito e contribuirà al mio ristabilimento. Parlo con grande franchezza, dico come ho sempre fatto quello che sento. In questa linea, questa mattina, la lettera che ho avuto dalla sorella del compianto cardinale Antonio Samorè, da Yolanda Samorè, mi ha fatto molto piacere. La lettera la leggo perché così capite anche la solidarietà della persona e capite anche una certa continuità che nel centro studi persiste da quando presidente è stato il nostro compianto cardinale. Bardi, 5 luglio 1990. Gentilissimo professore Fumagalli, mi congratulo vivamente per la sua nomina a presidente del centro studi della Valle del Cesio. E le invio i più fervidi auguri per la sua opera, certamente molto preziosa. La prego scusarmi se per motivi di salute che noi conosciamo non potrò intervenire alla cerimonia di inaugurazione di questo anno di lavoro, sempre nella memoria sacra del mio carissimo fratello. Mi abbia affezionatissima Yolanda Samorè, Villa Matergrazia. Ho letto volentieri questa lettera di affetto di Yolanda Samorè, alla quale sono riconoscente anche per il dono fattomi 2 anni fa di uno scrigno d'argento di proprietà del compianto fratello. E l'ho letta volentieri e la conserverò con altrettanta, diciamo, affettuosità. Va bene, è mia abitudine non leggere quando io non parli a un congresso scientifico. Ed è anche mia abitudine parlare in piedi. L'ultima volta a Borgo Valditano, alla biblioteca Manara, ho parlato 2 ore. Non ero ancora in queste condizioni, quindi avevo la possibilità di farlo. Mi auguro ora di resistere, non nel possibile, non troppo, per non annoiare l'uditorio, ma di dire almeno le cose più importanti in 2 direzioni, cioè come neopresidente di questo centro studi e come storico. Come neopresidente, e tenterò di stare in piedi il più possibile, io devo oggi sottolineare che il centro continua nella sua attività e la vede crescere. La vede crescere in ogni senso. La vede crescere come partecipazione di esterni, la vede crescere come partecipazione, diremo noi, di locali, nostra, la vede crescere come pubblicazioni, come frutto di lavoro scientifico e divulgativo. Tant'è vero che ho la gioia di presentare 4 pubblicazioni fresche, di cui 3 completamente già stampate, la 4ª ancora in corso di stampa, ma molto vicina ad essere del tutto stampata. La prima pubblicazione, Bardi e le valli vicine di Caro nella storia, è stata guidata, per così dire, da me, con la collaborazione di Maria Luisa Porlini e degli archeologi Gianluca Bottazzi e Angelo Pierini. È un volumetto così, che si è proposto di informare sulla storia di queste valli, di Cerro e di Taro,
di informare in modo semplice, quindi spezzando il discorso in vari punti, di informare le persone e di informare direi particolarmente le scuole, perché è molto importante, e quindi ricollego a quanto si diceva prima, che si inizi dalle scuole l'informazione sulla propria storia nel senso totale che questa parola ha, cioè sulla propria civiltà, che non è soltanto civiltà nel senso più strettamente umano, spirituale, morale, psicologico, ma anche in senso fisico, nel senso dell'ambiente, l'ambiente che noi ci troviamo di fronte è l'ambiente che noi ininterrottamente trasformiamo. Non esiste ambiente ormai, e questo ormai vale per il sistema planetario e varrà per oltre, dove l'uomo non abbia fatto modificazioni anche udare, non facilmente riuscì a entrare. Se la pensa, ma con grande fatica. Altro elemento interessante è venuto fuori dalla ricerca che è stata fatta sui documenti dell'archivio Doria Pamphili di Roma, l'archivio che conserva la gran parte delle carte dei Lampi, è che la chiesa di San Giovanni, che nel ricordo dei partigiani ha un'aureola di grande antichità, questa aureola la trova giustificata, perché a metà 200 la chiesa è già ricordata, la chiesa nostra di San Giovanni. Queste sono due pubblicazioni che hanno soprattutto un carattere, direi, una finalità così divulgativi e didattici. Ne vengono poi altre due che hanno un impianto diverso, un impianto scientifico, cioè un impianto di ricerca. La struttura materiale stessa lo prova, in quanto il testo è corredato a piedi pagina da note abbondanti. Una è il